Se io fossi il sindaco di Vasto, creerei una zona pedonale ampia nella città, nel centro storico, tutto il giorno della domenica. Come? Con il divieto di circolazione e parcheggio per una serie di strade del centro. Perché per passeggiare tranquillamente, incentivare l'uso della bici per piccoli e grandi, riscoprire il centro storico come luogo di socializzazione e i residenti del centro si potrebbe dare un bonus per il parcheggio multipiano gratis per tutti i residenti del centro storico, come possono sia parcheggiare la macchina che uscire tranquillamente. Io avrei il permesso di papà per andare in bici, o con gli hoverboard o con i pattini, e persino con lo skateboard. Si potrebbero organizzare nell'area pedonale delle gare di bicicletta, si potrebbero fare delle feste in piazza, e lungo tutti i marciapiedi del centro si potrebbero mettere dei vasi fioriti e l'illuminazione ad energia solare. Si potrebbe rinnovare anche la villa comunale limitrofa al centro storico, trasformarla in un parco polivalente con passerelle e giochi per bambini in carrozzella, con illuminazioni ad energia solare, book cronies, con zone dove scambiare libri. Zone comfort per studiare, giocare e incontrarsi. Zone di ecosistema, con la scelta di piante idonee ad incrementare gli insetti e gli uccellini, con la cooperazione di studiosi, associazioni e cittadini. Tante belle casette per uccellini potrebbero essere costruite dalle scuole. In questo modo si potrebbero realizzare 6 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'ONU. Obiettivo 1. Porre fine ad ogni forma di povertà. Obiettivo 5 è raggiungere l'uguaglianza tra uomini e donne con pari accesso alle risorse economiche. L'obiettivo numero 10 è quello di ridurre le disuguaglianze. L'obiettivo numero 7 è di assicurare a tutti l'accesso ai sistemi di energia. L'obiettivo numero 15 è della tutela dell'economia terrestre. Poi l'obiettivo numero 11 è rendere la città inclusiva e sicura e sostenibile. E il numero 4 è di raggiungere un'istituzione di qualità.